Ringrazio, c'è bisogno di dirlo, il maestro Francesco Rosi per essere qui con noi. Ovviamente non c'è stato neanche bisogno di sollecitare l'applauso che viene dal cuore. E Roberto Andò, che conoscete tutti, anche lui, regista, e regista in particolare. Un documentario che alcuni di voi avranno visto nei giorni scorsi, proprio su Francesco Rosi. Questo è il momento clou di questo piccolo omaggio, troppo piccolo per la statura di Francesco Rosi, che la Cineteca Nazionale, il Cinema Trevi, gli dedicano. E stasera vedrete la copia restaurata delle Mani sulle città, che è stata mostrata in Patrimonio Mondiale al Festival di Venezia, e vedrete la versione in pellicola, cosa non scontata, perché anzi la prima volta che si vede la versione in pellicola, diciamo, perché il restauro che si è visto a Venezia era il restauro digitale, mentre abbiamo fatto un ritorno su pellicola 35 mm delle Mani sulla città, è la prima volta che lo si vede. Poi lo si mostrerà al MoMA di New York tra un mese e mezzo più o meno. Questa è, devo dire, anche per me la prima volta che vedo questo ritorno su pellicola del restauro. Sono molto contento di tutto questo, ho fortemente voluto, la Cineteca Nazionale ha voluto fortemente questo restauro come rilancio davvero di una nuova immagine della Cineteca, come un'istituzione che cerca davvero di riattivare il cinema del passato oggi. Il riscontro che abbiamo avuto già a Venezia sui giornali, sui telegiornali, per Le Mani sulla città è stato, devo dire, straordinario. C'era un interesse, negli articoli avete visto Saviano sulla prima pagina della Repubblica, ma poi tutti i TG, cioè c'era un interesse e un senso dell'attualità di questo film straordinario. Non so, credo che l'interesse per questo film non sia mai venuto meno, ma in fondo io ho l'impressione anche che ci sia stato anche siamo stati anche promotori di un certo ritorno di interesse verso questo film. Noi non ci aspettavamo davvero che ci fosse questa immediata risposta del pubblico e dei media davanti a questo film. Lo vedete, scoprirete delle cose che se avete già visto, magari non conoscevate. A Rosi, io sono stato con lui a Venezia quando lo intervistavano, è stato sottoposto, vuol dire, con una pazienza, una generosità straordinaria, si è sottoposto a un fuoco di fila di domande, spesso inevitabilmente simili tra loro. Devo dire, lui ha risposto con il professionismo di chi è abituato ai festival e ai giornalisti. Ma la conseguenza è che adesso davvero io non saprei cosa chiedergli, nel senso che gli ho visto fare talmente tante domande, talmente tante stesse domande, che adesso davvero parlare delle Mani sulla città e dell'emozione che mi ha dato questo film è davvero, come dire, mi lascia disarmato. Allora vorrei cominciare invece con Roberto Andò, che è un grande amico e un allievo anche, possiamo dirlo, di Rosi. Anzi, Rosi stesso ne ha rivendicato più volte in qualche modo una discendenza, e vorrei chiedere, non so se tu hai visto la versione restaurata e comunque conosci benissimo il film, vorrei dirti perché secondo te, è una domanda stupida ma è davvero la prima ed è inevitabile, perché secondo te ogni volta che si ritira fuori dal cassetto Le Mani sulla città ha questa attualità terribile? Merito di Rosi, colpa degli italiani? Buonasera. Ma sicuramente i grandi film ci fanno compagnia, noi lo sappiamo che torniamo a vederli e li torniamo a vedere perché interroghiamo continuamente la materia che offrono, e questo è un film. Come molti di Rosi, devo dire che è un cineasta, raramente un cineasta può, come dire, esibire una coerenza come capita di constatare
mettendo in fila i film che Rosi ha fatto. E i film che hanno questa caratteristica di essere divenuti classici, non nel senso, come dire, museificato, ma nel senso di qualche cosa che continua a essere vivo tra noi. E il Mani sulla città in particolare è un film che forse è in fondo il paradigma di tutto quello che si può dire sul rapporto tra il cittadino e il potere. È un film straordinariamente bello formalmente, ma la cosa straordinaria è che questa bellezza si accompagna a un racconto che ancora oggi riflette alcuni degli aspetti inquietanti della società italiana. Non è un caso che questo film è il film di riferimento per molti cineasti di oggi, e Rosi in particolare è forse tra i registi di una generazione del cinema, proprio delle fondazioni, quindi subito dopo il neorealismo, è il cineasta che sicuramente è più vicino ai giovani, ai cineasti della generazione di oggi. Penso a un cineasta come Sorrentino, che ha rivendicato più volte, e penso a Marco Tullio Giordana, penso a Tornatore. È curioso questo convergere, ognuno con poetiche e modi di fare il cinema diversi, verso Rosi. E allora perché? Perché Rosi, basta leggere questo libro straordinario che hanno scritto Rosi e Tornatore, Rosi è un cineasta che ha sempre fatto il cinema con una sorta di umiltà nei confronti della realtà. Questa umiltà diventa anche una celebrazione della realtà. Di solito il regista rivendica il carattere demiurgico, onnipotente, la capacità di invenzione. La caratteristica del cinema di Rosi è che è un cinema fortemente inventivo, ma c'è sempre questa celebrazione della realtà. La realtà non è un fatto, come dire, limitante per Rosi, è un fatto esaltante. E quella Napoli, dove avviene una cosa che in qualche modo racconta anche un intreccio politica e società, secondo me, di un'attualità sconcertante. Qualcuno ha detto che il film su Berlusconi è stato già fatto, riferendosi a Mano sulla città, perché in effetti quando Nottola dice "io non mi posso fidare di nessuno", dice una cosa molto semplice: io devo fare tutte e due le parti, devo essere tra virgolette il potere, l'istituzione, e devo essere colui che si avvantaggia dell'istituzione. E quel film ti racconta un meccanismo in un modo assolutamente perfetto, però raccontandoti un personaggio del potere ed entrando dentro. Io, Rosi è un cineasta oggi, come dire, fuori discussione, nel senso che si continua a discutere, ma nessuno può mettere in dubbio il valore di quei film e di questo film. Però è un film che anche allora creò delle discussioni, c'era chi lo attaccava, chi lo definiva un film, come dire, tiepido dal punto di vista dei moti rivoluzionari. Invece, e qualcuno l'accusava anche proprio di raccontare umanamente, in modo così partecipe, la figura del protagonista interpretato da Rod Steiger. E non si è mai capito, un po' quella stessa obiezione che facevano per un periodo a Sciascia, quando dicevano che anche Sciascia subiva il fascino meduseo della mafia, no? Perché non si capisce perché uno scrittore non debba raccontare un personaggio seguendone anche i moti interiori, lì dove è possibile. Ora, questo personaggio è straordinariamente forte, perché non c'è dubbio che Rosi c'ha una distanza morale da questo personaggio, però noi ne seguiamo tutte le ragioni, i moventi,
e abbiamo modo di capirlo, di coglierne l'umanità. E questo film, a mio parere, dice una cosa sul cinema di Rosi. Il cinema di Rosi è un cinema che ha affrontato moltissimi aspetti del Sud. Per me, che sono siciliano, è stato appunto il cineasta che ha rivelato meglio il caos siciliano, e lo ha fatto in quel film che avete visto, che è Salvatore Giuliano. Lo ha fatto interrogando quel cadavere che di Salvatore Giuliano, deposto nel cortile De Maria a Castelvetrano, e da cui parte appunto quello che Sciascia dice il definitivo perdersi del senso della verità nello Stato italiano. E lo ha fatto raccontando, in quella che fu la prima strage italiana, tutte le ambiguità, tutte le deviazioni, ma soprattutto prendendo un partito formale assolutamente inedito. Cioè, il film è un film che rinunzia a qualunque degnificazione, esaltazione dell'eroe, che sarebbe stata la cosa più facile, cioè del bandito. Lo fa scomparire e inizia a raccontare un labirinto. Questo labirinto, questo modo di raccontare una verità, diventerà anche nelle mani della città, anche nel caso Mattei, in tutti i suoi film, il suo modo di raccontare. Ora, questo modulo non è un modulo scontato, perché si dice sempre che Rosi ovviamente appartiene alla stagione, è stato l'aiuto regista di Visconti, c'è una partecipazione intellettuale a quel movimento che attraverso il cinema partecipava politicamente nella società italiana, però nello stesso tempo se ne stacca, cioè attraverso quei film comincia una strada completamente diversa, che è in fondo il motivo per cui Rosi è oggi una sirena del cinema contemporaneo, perché si proietta in una dimensione che non è solo quella, questo è un discorso che si può affrontare anche nel confronto con molti registi della sua generazione, ma le caratteristiche formali, linguistiche del suo cinema sono quello che protegge Rosi nel tempo, e non sono film che, vedendoli, si ha l'impressione siano invecchiati o che corrispondano a un gusto che è passato. Sono film che raccontano in definitiva questa ricerca della verità in un modo che ci riguarda, che riguarda ancora, ancora oggi molti aspetti della società italiana. E quindi, in questo senso, questa definizione di classico è anche il patto di gioventù di questo cineasta, il fatto che sia ancora un cineasta amato oggi, visto, anche visto come un modello, secondo me è proprio relativo a questo aspetto, questo sicuramente per me, per la mia generazione, ma è questo aspetto nuovo per raccontare il Sud. Vorrei fermarmi perché mi sembra... Io volevo a questo punto far intervenire una prima volta, almeno, perché sentire alcune cose dalla voce di Francesco Rosi, partendo forse proprio da alcune cose che ha detto Andò. Come sapete, il film che vinse il Leone d'Oro esattamente 50 anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia suscitò anche molte polemiche da più parti. Andò ha citato le critiche da sinistra, ma ce ne furono anche di ben più corpose da destra, cioè dalla borghesia veneziana che
armata di chiavi, come aveva detto, andò a fischiare, ma dei grossi chiavoni dei portoni, perché non sapevano fischiare veramente, quindi si armavano così, quindi fu anche molto applaudito, fu difeso. Abbiamo visto a Venezia, si è visto un bellissimo cinegiornale in cui lo speaker di quelle settimane incom molto istituzionali, però diceva l'unico cui non si può dire niente è le mani sulla città, cioè riconosceva anche, come dire, l'informazione ufficiale, il valore di uno straordinario film di denuncia. Andò detto però un'altra cosa anche riguardo alla fascinazione del protagonista nei confronti dell'autore. Nottola è il protagonista del film, è un palazzinaro, si direbbe a Roma, è anche un assessore, un politico, un palazzinaro, e però è un personaggio anche indubbiamente affascinante. Questa credo che sia la forza anche del film, e nel gioco tra lui e il personaggio del consigliere comunista interpretato da Carlo Fermariello. Dei due si ha l'impressione che in fondo Nottola sia quello più pieno di sfumature, quello certamente non è quello in cui Rosi si identifica, non è quello a cui dà ragione, e però il film riesce a mostrarci in certo modo le sue ragioni. Penso alla scena in cui, la vedrete a un certo punto, Nottola parla con il suo avversario e Nottola ha letteralmente la città alle spalle, lui, cioè ha proprio una specie di grande fotografia con la città dietro di lui. Ecco, vorrei capire questo spessore, questo fascino. Rosi credo ne fosse consapevole, non è una cosa che, come dire, gli è scappata di mano. Lo pensavate così con gli sceneggiatori, girando, montando il film, ha preso piede questo personaggio, insomma, questo Nottola come è cresciuto man mano facendo il film? Ma sai, avvicinati. Nottola è venuto fuori dalla rappresentazione di una realtà napoletana che in quegli anni praticamente era rappresentata da quel film e da quel personaggio. Quindi non poteva essere diverso Nottola, perché aveva tutte le qualità, umanamente parlando, e tutti i difetti e tutte le assurdità del personaggio, perché era un personaggio complesso, non era facile liquidarlo dicendo è un palazzinaro, e quello invece faceva politica. E quindi ecco la ragione per cui secondo me questo personaggio è rimasto così, così come è rimasto il personaggio di Fermariello, cioè il suo oppositore. Solamente che Fermariello parlava con una presenza predominante della sua partecipazione alla politica quella dei partiti. Fermariello era praticamente rappresentava un assessore comunista. Però io ho fatto molta attenzione all'epoca, ho fatto molta attenzione per cercare di fare in modo che la gente non dovesse parteggiare per l'avversione verso un certo modo di fare dello speculatore, o che partecipasse invece con la totale adesione a Fermariello, cioè all'oppositore.
E questo mi pare, in questo ci sono riuscito, devo dire, subito. Grazie anche agli attori, perché non bisogna solamente parlare di Rod Steiger e di Fermariello, che sono formidabili tutti e due, però bisogna parlare anche di quel complesso di personaggi nei quali io li ho inseriti, che sono personaggi che ho preso dalla vita reale, ma si sono talmente identificati questi personaggi. C'era un grande avvocato che rappresentava la mentalità liberale, ma l'ha rappresentata in una maniera che rendeva possibile al pubblico capire le posizioni dei vari personaggi senza dover scivolare nella adesione totale e nel disprezzo che a volte possono suscitare alcuni personaggi. Quindi, se a un certo punto, vedendo il film, uno fa attenzione anche a quei personaggi che contornano e capisce che lì c'è la rappresentazione di un tipo di società, è una società che è rappresentata in quel film attraverso quei personaggi, non solo di una società, ma di una mentalità. E la società è sempre, diciamo, conseguenza di una mentalità, come la mentalità è conseguenza anche della realtà nella quale viviamo. Ora, l'importante era far capire al pubblico che c'era una ragione, un motivo per poter condannare lo speculatore Nottola. Ma c'era anche una ragione per poterlo capire letterariamente. E questa è una cosa importante, perché la differenza tra il cinema e la televisione oggi consiste proprio, io credo, nella complessità attraverso la quale un film riesce a comunicare allo spettatore. Mentre la televisione ci fa vedere quello che succede, poi ci pensiamo ognuno per conto proprio, eccetera, ma mentre in un film noi ci identifichiamo nei personaggi e li seguiamo passo passo, scoprendoli, ma avendo la conferma di quello che abbiamo intuito appena li abbiamo visti arrivare su scena. Ecco, questa è la cosa importante del cinematografo, del film, che non morirà mai. Che non morirà mai. A parte tutte queste scoperte tecnologiche che certamente
lo migliorano dal punto di vista tecnico, ma non lo migliorano dal punto di vista contenutistico, io credo, perché la tecnologia ha suggerito e suggerisce continuamente delle scoperte formali che arricchiscono il prodotto di motivi di ragionamento nel pubblico. Però la cosa più importante è non perdere di vista i protagonisti, di non perdere di vista questi personaggi che devono diventare e devono conservarsi come rappresentanti delle varie mentalità, delle varie appartenenze, che sono quelle nelle quali noi viviamo ogni giorno. Quello che io ho tentato di fare, e tutto sommato devo dire che con qualche film ci sono riuscito, quello che ho tentato di fare è proprio che il pubblico si identificasse nei vari personaggi da me trattati e da me esposti. Io non ho altro da dire, perché anzi ho detto fin troppo, perché Roberto Andò ha detto in maniera molto esemplare quello che c'era da dire, e io lo ringrazio, e anzi spero che abbia preso qualche appunto prima di parlare in modo che... Vogliono sentire te, però. Sì, appunto. Sì, forse già un po' più. Non ti sottrarre. No, sentono me, ma... Ma tra l'altro ho detto delle cose molto belle, questa anche sugli attori, il film a Venezia, poi nelle varie repliche, l'ho visto accanto a un regista italiano relativamente giovane, che è Andrea Segre, che stava lì e che è uscito entusiasta dicendo... Le facce sono tutte giuste, non c'è una faccia sbagliata. E viene da aggiungere anche e gli ambienti, perché fate attenzione agli ambienti, al circolo, alla straordinaria credibilità di ogni dettaglio di questo film. Credo questo sia uno dei motivi per cui il cinema di Francesco Rosi è molto amato dal pubblico, dalla critica, ma è un cinema straordinariamente amato dai registi, e da registi spesso imprevedibili. Ci sono registi che dicono, ma per me Francesco Rosi è il mio mito, come non si aspetterebbe. E credo che questa sia anche una grande lezione, perché la forza appunto del tuo cinema è non solo la tensione etica, la ricerca sul campo eccetera, ma proprio questo elemento di precisione, che non è solo il realismo, perché anche Nelle mani sulla città è un film realista, ma a me mi ha sempre colpito per esempio i momenti di scarto in cui gli attori che non sono attori non vengono fatti recitare come attori, ma stanno un po', come dire, dicono le battute. Hanno questi momenti, penso in Salvatore Giuliano, a quel bellissimo momento del Sicilia in cui fa questo proclama, e che non è assolutamente realistico, che è una cosa che non ha, però funziona, quindi non è soltanto il realismo e nemmeno il neorealismo, è proprio qualcosa d'altro, qualcosa di, credo, di molto moderno, che è una cosa che c'è nelle mani sulla città. Le mani sulla città è un film anche degli anni in cui ci sono i grandi film di Fellini, di Antonioni, cioè di un cinema moderno. Ecco, io insisto su questo, sì, è la grande eredità del neorealismo, ma è anche un tipo di cinema moderno che l'Italia si è inventato, che è quello che noi abbiamo avuto al posto della Nouvelle Vague. Noi abbiamo avuto queste cose qui, che sono un nostro tipo di modernità, se vogliamo, più radicata nel sociale, nel confronto, nel più. Però credo che anche questo sia importante, di questo tipo di cinema, insomma. Basta pensare a Mattei, dico, come a proposito di questa modernità, questa capacità di trattare la biografia, però
poi disintegrarla anche proprio formalmente col cinema, come stavi addosso a Mattei e come a un certo punto questo film ti sembra costruito in un modo completamente nuovo, e però nasce dal fatto, come diceva Emiliano, che c'è un regista comunque che nasce, voglio dire, con un film La Sfida che è già perfetto, un film che guarda al cinema americano, però che si reinventa una sua capacità di raccontare delle storie facendo proprio una storia di camorra, e poi va avanti e arriva immediatamente a Salvatore Giuliano, cioè un film che disintegra la struttura tradizionale, tanto è vero che è anche legittimo che qualcuno l'abbia preso per un documentario e che in quell'epoca si vedesse al documentario come un genere minore. Non lo volevano, in concorso fu rifiutato al Festival di Venezia, se non ricordo male, con la motivazione che era un documentario. Ora, questo è l'anno in cui Sacro Gra ha vinto il Leone d'Oro, quindi come dire, un cerchio si chiude adesso. E anche questa cosa che dicevi tu, cioè la capacità di costruire a partire dalla scenografia, cioè l'ambientazione del film diventa un personaggio nei suoi film. Certo. E non c'è dubbio che diventa un personaggio. Se uno va a rivedere, per esempio, anche film tipo Cadaveri eccellenti, tutto ricostruito in un sud che lui un pezzo lo fa a Lecce, un pezzo lo fa a Palermo, un pezzo lo fa a Napoli ed è lo stesso luogo. Questo un po' perché corrisponde al romanzo di Sciascia, quindi ha un'idea metafisica di una città italiana non, come dire, documentabile, però in realtà hai sempre fatto questo, sei sempre partito da una specie di così poetica dei luoghi, non tanto perché ti ci cali, vai lì, fai delle ricerche, in qualche modo ti devi anche appassionare a un luogo per poterlo raccontare. Certo. E poi questo fatto, di cui io sono stato testimone quando facevo il tuo assistente, di trovare in maniera stupefacente un punto di equilibrio in una scena in cui c'hai un professionista come Volonté e uno che non ha mai visto la macchina da presa. Il fatto che immediatamente, attraverso una tua liturgia, diventa possibile che trattare il non professionista come se fosse un divo, come se fosse uno che l'ha fatto mille volte, dico che diventa proprio personaggio. Questo mi sembra un altro aspetto che si proietta oggi. È perché io ho sempre cercato di aiutare il pubblico a immedesimarsi nei personaggi che ho rappresentato. Questa è la verità. Non li ho trattati con la distanza con la quale a volte certi autori trattano i personaggi. Li ho amati, ma io ho amato anche Nottola. Ma lo capisco. Ma per forza, perché umanamente... Scorsese condividerebbe. Ma Scorsese, a parte il fatto che Scorsese ha fatto il più bel film di mafia, Goodfellas, che sarebbe bellissimo. E anche lì lui ci ha messo proprio, ci si è buttato a capofitto dentro quell'umanità. Non è che si è tenuto perfetto, a distanza. Perfetto, perfetto. Però si può dire di te e di lui che anche avete, Tornatore lo dice nel mio documentario, che in tutto il cinema mondiale sul crimine i tuoi film non hanno mai nessun tipo di indulgenza verso il mafioso. Cioè, voglio dire, se tu vedi Coppola, indubbiamente lui diceva voglio fare il Relier, e in effetti si sente che lui sta celebrando un potere che lui ama. Tu gli dai questa confidenza, però non lo ami e il pubblico lo sa alla fine. Cioè non c'è nessun tipo di equivoco. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Sarebbe stato anche piuttosto facile a pensare che io che mi piacessero certi personaggi, hai capito? Non è che mi piacessero,
è che io li ho amati come personaggi. Ho amato quel personaggio letterariamente, ho amato il personaggio anche umanamente. Ecco, però dal punto di vista della appartenenza, ecco, ad una categoria dello spirito, della vita. Della vita, ecco, e dell'umanità. Io ho preso le distanze, sempre. Però io dovevo fare il cinematografo, il mio mestiere, e quindi dovevo curare i personaggi nella maniera in cui fosse possibile per il pubblico capire che cosa io volessi. Certo. No, perché il pubblico molte volte si chiede: ma che vuol dire questo regista facendo questo film? Hai capito? Certo. E allora il racconto sul personaggio deve essere a tutto tondo, non può essere schematico. Ecco, vabbè. Sto mantenendo, però anche il pubblico mi pare che stia. Non stia dando segni di pazienza, tutt'altro, mi pare che sono qui per vedere. Non vorrei perdere al pubblico la voglia di vedere il film. No, ma credo che io spero che gli stia venendo ancora di più la voglia di vedere il film. Comunque siamo venuti a vedere il film, anche raccontato da Francesco Rosi, credo, insomma. Sì, insomma. Però appunto ci sono dei film che a me mi fa piacere spiegare come li ho voluti. Ecco, Mattei è uno di questi. E pensa che Mattei è un film che ho girato, devo dire, rapidamente, in poco tempo, anche perché c'era volonté. questo era poeta. Era volonté. Questa è la verità. Però c'era anche Luigi Squarzina che ha fatto. Quello io. Lui il cinema non l'aveva mai fatto. Faceva Scalfari. Faceva. Montanelli. No, Scalfari. Montanelli. Il quale andò a vedere il film e quando vide il film scrisse appunto che era un ritratto molto credibile, ecco, e detto da Montanelli. Vabbè, insomma, comunque, io credo che tutto sommato sia importante, adesso dico forse qualche cosa che può anche essere interpretata diversamente da come spero. Cioè io nel fare i film ho adoperato umiltà, ecco, ma perché l'umiltà è un sentimento che io credo che debba essere tenuto sempre presente, specialmente da chi, autore letterario o autore cinematografico o teatrale anche, da chi a un certo punto racconta agli altri qualche cosa, insomma, però l'umiltà ti aiuta a rappresentarli in una maniera veritiera. Ecco, l'umiltà però, tu sei convinto che devi rappresentarli così, perché rappresentare un personaggio ci vuole amore, anche se sono personaggi che meritano disprezzo. Può sembrare strano quello che dico, però sono personaggi
di una invenzione. E quindi eccolo lì che devono essere accompagnati dalla sapienza di saperli rappresentare al pubblico. Emiliano ti vuole fare un'altra domanda. Dimmi. No, volevo tornare su, in fondo le mani sulla città, c'è Napoli, noi non l'abbiamo nominata, ma ed è il film di un napoletano, diciamo pendolare, nel senso comunque di uno che già da tempo si è trasferito a Roma, e con te l'ha scritto un altro illustre pendolare che ha tematizzato molto questo pendolarismo, cioè Raffaele La Capria, lo stesso Enzo Forcella, economista parlamentare a Roma. Ecco, questo sguardo di un napoletano che però riesce a distaccarsi un po', e soprattutto riguarda degli ambienti, nel caso di La Capria, anche per esempio lui non credo che quegli ambienti non fossero i suoi, lui era la Napoli di Posilli, dalla letteratura è costruito, era un borghese, sì, è costruito in maniera, ma è molto fine la lettura di La Capria, hai capito? E quindi può servire molto come collaboratore ad un regista come me, che sono anche invece impulsivo, ovviamente, perché quando ti viene un'idea la devi subito vedere, ecco. E questa è la bellezza del cinematografo. Ma quando voi... Per cui penso che non morirà mai. Dicevo che sicuramente quando Franco fa questo discorso sulla partecipazione, coinvolgimento dei personaggi, un po' come quello che diceva Flaubert, no? Madame Bovary c'est moi. E da un certo punto di vista costruire un film con questo tipo di caratteristica, anche Mattei, se ci pensiamo, è un personaggio su cui rimangono grandi interrogativi, no? Così come rimangono su Giuliano, così come rimangono sui personaggi che via via hai trattato, a parte quegli episodi in cui tu ti sei ispirato a una letteratura di testimonianza come quella di Lussu, o piuttosto come Uomini contro, piuttosto che prendere appunto per esempio Levi, che è un'altra occasione incredibile, cioè tu vai a scegliere, hai fatto Mani sulla città, il film che racconta e anticipa il gioco della politica rispetto al potere, no? Il fatto che devono coincidere l'affare e la politica, e che è il personaggio da raccontare unico in questo sdoppiamento, ed è una cosa che suona bene anche oggi. Però quando vai a affrontare quell'altro sud, Cristo si è fermato a Eboli, affronti una letteratura completamente diversa, cioè non realistica, appunto, di un grande intellettuale che ha scritto quel libro stupendo che è L'orologio, e che invece si cala in un sud che è completamente diverso da quello di Napoli, della Sicilia. Siamo nella terra della magia di De Martino, e però ti interessa. Scorsese dice a un certo punto che sembra addirittura che tu voglia, come dire, omaggiare Bresson, sente un'ispirazione alla Bresson nel rapporto col paesaggio, con la natura, con gli animali. Effettivamente è un film sorprendentemente pieno di animali, però la cosa che mi sembra interessante è sempre questo scarto drammaturgico, cioè il fatto che tu ogni volta reinventi una drammaturgia per raccontare il Sud, e quindi passi da questi film che sono film molto compatti sul rapporto potere eccetera, a un film che è invece, direi, lirico, direi che ha un'ispirazione completamente diversa. Sicuramente. E che coinvolge un altro aspetto del tuo sguardo.
ed è un film al quale io sono molto molto legato, perché lo sento come così una narrazione esemplare. E beh, perché insomma il cinema vive di personaggi e di ambienti. E allora, hai capito? La scelta di un ambiente particolare è fondamentale. Ponti, grande produttore, un giorno mi disse, perché io ho realizzato con Sofia Loren e Omar Sharif, C'era una volta, una delle storie praticamente raccontata da quel grande narratore che ha raccontato Lo Cunto degli Cunti, Basile. Ecco, lui mi disse: ma no, ma che ti importa? Mettili in un angolo davanti a un muro, va benissimo. No, dico, io davanti a un muro non metto. Dico, se è necessario, lo metto davanti a un muro, ma se no. Quello te lo dicono sempre i produttori. Lo dicono sempre, certo, perché non vogliono perdere tempo e denaro. Il cinema è bello per questo, perché ogni film che fai è una scoperta. E ha colpito molto nel libro che hai fatto con Peppuccio, che a un certo punto racconti che andavi da giovane a vedere delle sedute di anatomia. Perché ho studiato, quando ero studente, ho studiato la medicina legale, sì. No, perché io lo racconto sempre quando faccio vedere questo documentario, e quando fai un documentario su una persona che ami e che in qualche modo cui sei grato, da un lato c'è il rischio che tu racconti quello che sai già, mentre invece il metodo migliore per fare i documentari è un po' quello che Cartier-Bresson attribuisce al ritrattista fotografico, cioè è un documentario, lo si fa in due, nel senso che devi tenere aperta la porta all'imprevisto in un rapporto, soprattutto quando ti conosci bene. Quindi noi abbiamo chiacchierato, però poi alla fine il materiale ha fatto esplodere una cosa che è evidente poi nel cinema di Francesco Rosi, cioè questo aspetto coerente, ostinato, di contestazione della morte come un dato proprio terribile e dato per, come dire, inamovibile dal sud, in maniera diversa, napoletani da siciliani. E questa contestazione della morte è diventata la chiave per affrontare i suoi film. Allora, quando in quelle pagine ho visto che c'era questa lontana rapporto con la medicina legale, questo interesse, perché c'è, come dire, nei tuoi film quasi il punto di partenza, come appunto in Salvatore Giuliano, ma poi diventa proprio una specie di topos che si ripete, è quello di partire da una morte. Anche qui. Interrogare una morte e non accettarla e non essere conciliato con quella morte. Perché io non accetto la morte. Dico una banalità. Non mi piace la morte. Proprio non mi piace, non mi piace esteticamente. E lì forse sbaglio anche, perché come la trattano in Spagna o in Sicilia,
Beh, però tu hai fatto una delle scene più belle, Cadaveri eccellenti, l'inizio, Charles Vanek, certo, che si ferma alle catacombe di Cappuccino, sì, per pregare prima di venire. Quella è bella. Sì, no, però dico, c'è sempre, vedi, là c'è, e ci sono tanti altri momenti. Cioè, da un lato la conosci questa morte barocca, però non ti piace. No, non mi piace, perché in tutti i miei film c'è la morte. Tutti? Tutti. Ma l'ho scoperto, cioè non è che l'ho fatta apposta, l'ho scoperto dopo. Però mi ricordo, film c'era. Mi ricordo qualche viaggio che abbiamo fatto insieme, una delle prime cose, dice andiamo al cimitero. Ah sì, sì, certo, quello sì. E beh, quello è importantissimo. È perché lì si capiscono tante cose. Tante cose, certo. Nelle lapidi. Nel Lucky Luciano ho fatto vedere tutte le scritte delle lapidi, e quelle scritte, da quelle scritte viene fuori che cos'è la mafia. Come no? Da quelle scritte. Però comunque, ma sai che Sciascia che era grandissimo, non si può nemmeno descrivere, non voleva, alla fine non voleva morire, no. Sì. Era anche commosso molto da questa vabbè, ma mi è ritornato in mente per questa terribile cosa che è stata il suicidio di Lizzani. Terribile. Deve avere sofferto quell'uomo in una maniera indescrivibile. Sì, devo dire che fa anche impressione che sia accaduto a due registi. Hai capito? No, sembra quasi. No, nel senso. Non ne ho nessuna intenzione, però non si può mai sapere, non si può mai sapere, vabbè, comunque. Ci siamo infilati in un discorso. No, ma devo dire che c'è anche una partendo da questo film, insomma, si sono aperte le questioni enormi, e credo che poi Rosa ha mostrato una voglia comunque di non solo di parlare di questo film, ma del cinema, cioè di trarci un'idea del cinema e della vita. Spesso credo che riflettendo su questo film mi sia venuto in mente, ecco, perché il cinematografo è questo, perché il cinema è questo, e credo che fosse sia questo anche lo spirito con cui oggi guardi a questo grande film di 50 anni fa, cioè scavalcando un po', vedendo oltre. Sì, però io vorrei concludere, se dobbiamo concludere, dicendo che sono molto felice di aver visto tanti giovani nel pubblico, perché io in questo cinema bellissimo, però piccolissimo, mi sono sempre imbattuto in pensionati. Sì. Quartiere è quello che sì. E oggi vedo questa valanga di giovani. Dio mio, che meraviglia! No, perché questi non lo dire a me. Li devono vedere il film, ma poi devono anche parlarne. Anche parlarne tra di loro e con l'autore, se è possibile, perché un film ci insegna tante cose, ecco, questa è la verità, ecco, comunque, l'abbiamo fatto. E soprattutto ringraziamo Roberto Andò e Francesco Rosi per essere stati con noi. Grazie a tutti.